Dobbiamo fare una grande partita perché giocare a Cittadella è difficilissimo, è una squadra ostica, è una squadra che sappiamo benissimo che tipo di gioco fa, eh, per cui cercheremo di, di opporci al meglio, per noi è una partita importante, non voglio passi indietro rispetto alla partita col Palermo, per cui sono curioso di vedere insomma, la maturità che ha acquisito questa squadra. Sempre Gaggini ti domanda: eh, hai già annunciato un profondo turnover alla vigilia di questa partita, non temi che troppe novità rischino di far perdere identità e compattezza alla squadra? Sì, sì ma cambieremo i giocatori che, stanno, che sono stanchi, per cui non è che cambieremo 10 giocatori. Cambieremo qualche elemento, ma penso che non cambierà eh, niente dal punto di vista tattico, perché sono giocatori importanti. Abbiamo una rosa profonda, per cui ci saranno i cambi necessari, non una rivoluzione. Andrea Chiavacci del Tirreno ti chiede qual è la condizione della squadra e se l'Ind ha recuperato. Ma la squadra mentalmente sta bene, però è chiaro che dovremo essere pronti domani. Per cui, domani mattina avremo ancora un allenamento e valuterò i giocatori che hanno recuperato, che possono essere della partita. Per quanto riguarda l'Ind, è ancora un po' faticato, ha bisogno di allenarsi. Per cui speriamo di averlo per la Reggiana. Michele Bufalino della nazione ti chiede eh, come hai lavorato in questi due giorni, visto che il tempo per preparare la partita è veramente poco. Ma in questi due giorni ho cercato di, di porre attenzione alla partita che dobbiamo andare a fare. Eh, mi auguro che le scorie e anche la soddisfazione partita col Palermo sia ormai alle spalle. Questa squadra deve dare continuità di prestazioni. Eh, insomma, veniamo da tre buone partite, per cui però ne, ne, voglio, ne voglio così più di 30, per cui non accetto passi indietro. Eh, quello che ho ripetuto alla squadra, per cui sono curioso dal punto di vista mentale, eh, insomma dopo un mese di lavoro insieme se hanno raggiunto quella maturità per farsi dimenticare in fretta un grande successo e, e pensare subito di fare un altro risultato positivo su un campo che se no diventerebbe molto complicato. Lorenzo Aliberti, Dario Bruno, ti chiede qual è la cosa che ti sta piacendo di più del tuo Pisa in questo momento? La cosa che mi piace di più è la disponibilità dei ragazzi nel lavoro quotidiano dal primo giorno di ritiro. Questa è una cosa che, che mi che mi, fa, mi rende molto felice, però adesso domani abbiamo una grande prova di maturità e sono curioso di vedere a che punto siamo. Massimo Corsini di Punto Radio ti fa una domanda relativa alla classifica, eh, senza guardarla come è giusto che sia dopo due giornate, però questi quattro punti raccolti delle gare interne, quanta importanza hanno nel processo di crescita della, della squadra e anche del gruppo? Ma ho già detto, detto la vigilia del Palermo che speravo di fare un stato positivo. Perché speravo, spero che ogni giorno aumenti la consapevolezza nelle loro qualità e nelle loro possibilità. Eh, per cui eh, siamo felici, ma purtroppo ogni partita è un nuovo esame e noi eh, dobbiamo superarlo. Per cui pensiamo alla partita di domani: domani è molto più difficile che quella col Palermo da preparare.